alla fine Cipro è salva. Nella notte è arrivato da Bruxelles il tanto atteso via libera al piano di aiuti da parte della Troica per 10 miliardi di euro. L'accordo raggiunto prevede una drastica ristrutturazione del sistema bancario, in particolare delle due principali banche del paese. La ICHI, la seconda banca di Cipro, verrà liquidata attraverso un processo controllato e i suoi asset saranno suddivisi in good e bad bank. La Bank of Cyprus, invece, che conta molti risparmiatori russi, subirà delle perdite ma non verrà chiusa. Una settimana dopo un primo tentativo di salvataggio che prevedeva il prelievo forzoso sui conti correnti, l'Eurogruppo e il Fondo Monetario hanno rivisto le condizioni, escludendo una tassazione sui depositi sotto i 100.000 euro, per i quali invece scatterà la garanzia europea. Sui conti oltre i 100.000 euro verranno bloccati i prelievi diretti e sono previste pesanti perdite che verranno però decise in un secondo momento durante il processo di liquidazione. Le banche, chiuse da circa 10 giorni per evitare la fuga di capitali, potrebbero non aprire domani come invece previsto. La decisione sarà presa oggi dal Ministro delle Finanze.